Immagini che risalgono a 2 anni fa, era il marzo del 2019 ed è stata l'ultima inaugurazione in presenza dei Agrimont, la fiera dell'agricoltura di montagna. Benvenuti in una nuova puntata di Agricoltura Veneta. Come vedete siamo all'esterno del piazzale. Perché? Perché dopo 2 anni Agrimont torna in presenza in questo fine settimana e nel prossimo. E proprio per questo la prima parola la lasciamo al presidente di Longarone Fiere, Gianangelo Bellati. Per noi è una grande emozione perché abbiamo avuto talmente tante richieste di imprese che volevano partecipare che stiamo superando anche i numeri dell'ultima edizione in presenza, quella del 2019. E come diciamo marchi rappresentati abbiamo superato i 250. Da venerdì pomeriggio, sabato e domenica, quindi 25, 26, 27, avremo il secondo fine settimana con una veramente grande presenza, notevole presenza anche di visitatori. Se arriviamo al 2019 stiamo parlando di circa 24.000 presenze. Ma ovviamente noi speriamo di superare le 24.000 presenze dell'anno scorso. Evidentemente i bilanci li trarremo alla fine, ma per il momento siamo molto molto felici. E poi c'è la partecipazione appunto di tutte le associazioni, la Confagricoltura, la Coldiretti, la CIA, che sono socie dell'ente fiera e che partecipano con il convegno che c'è stato, quello sul tema del piano di sviluppo rurale, quindi un convegno di carattere istituzionale, ma anche con altri temi per arrivare fino per esempio all'apicoltura con Apemarca. Abbiamo il GAL dell'Alto Bellunese e parleremo proprio anche con loro e con altri del tema del bostrico, che voi sapete è uno delle gravi danni, delle gravi emergenze che sono nate dopo Vaia. Ci sono problemi adesso per il legno che è rimasto a terra, che si sta formando questo bostrico che è un parassita pericolosissimo. Quindi diciamo sono tutti temi che riguardano in generale il tema dell'agricoltura e della zootecnia di montagna. Questo dunque è il commento del presidente, adesso i titoli. Inaugurata a Longarone la 41esima edizione di Agrimont, la fiera dell'agricoltura di montagna. Un ritorno in presenza con tante aspettative e numerosi appuntamenti che si rinnoveranno anche l'ultima settimana di marzo. Quando una buona idea nata in Veneto diventa legge nazionale. Il Senato approva la norma sulle piccole produzioni locali, ideata dall'ULS 2 della Marca Trevigiana e che sta facendo la fortuna di tanti giovani e intraprendenti imprenditori agricoli. 50 milioni di euro dall'Europa a sostegno degli agricoltori colpiti dalla crisi ucraina. Serviranno per compensare l'aumento dei costi energetici o dei fertilizzanti, ma anche la scarsità di prodotti chiave. Si profila sempre più lo stato di emergenza idrica per il Veneto. Le portate dei corsi d'acqua tra dicembre scorso e febbraio sono tutte in grosso calo e diventa sempre più concreta l'ipotesi razionamento. Potare d'inverno per avere fiori d'estate. Con Adriano Favaretto impariamo il taglio a scalare e a riconoscere i nodi stimolo per nuove gemme, ma soprattutto ad evitare il taglio a raso del tagliasiepi. È uno dei riti del genere umano legati alle rinascite primaverili. Con Gianni Marini partecipiamo al Batar Marso, la processione tra i campi di grandi e bambini, con pentole, bussolotti e raccole per risvegliare la natura. Agrimont è un punto di riferimento per quanto riguarda l'agricoltura di montagna, ma è anche un punto di riferimento per quanto riguarda i giovani e l'agricoltura di montagna. E allora sentiamo il commento di Flavia Colle, che è la vicepresidente della Scuola Agraria di Feltre, ma anche componente del Consiglio di Amministrazione di Longarone Fiere. C'è una crescita dei giovani in agricoltura, vale anche per l'agricoltura di montagna? Dal nostro punto di vista sì, noi anche quest'anno siamo riusciti a fare 6 prime, diciamo, e questo vuol dire che il mondo dell'agricoltura tira e tira molto. Essere in montagna e che i giovani rimangano in montagna intanto vuol dire preservare il proprio territorio, preservarlo in maniera produttiva. L'Istituto Agrario della Lucia è l'unico istituto agrario in tutta la provincia di Belluno. Uno ad anche un indirizzo forestale, determinante essere in Agrimont, perché la nostra fiera di montagna, noi siamo presenti da anni in questa fiera, abbiamo anche 2 stand, uno ad indirizzo forestale e un indirizzo più agronomico, diciamo, e i ragazzi non vedono l'ora di partecipare, quindi loro aspettano proprio come fosse una festa l'andare ad Agrimont. Poi voi comunque durante questa edizione di Agrimont fate un'attività pratica in tutti e 2 fine settimana.
Sì, noi siamo presenti con due attività pratiche, l'attività pratica del taglio dei tronchi in sicurezza, quindi con la motosega, e poi l'attività anche di potatura. Siamo, diciamo, al ritorno di Agrimont dopo due anni di stop. Avete sentito questa mancanza come scuola? Assolutamente sì, abbiamo sentito la mancanza, perché il confronto dei ragazzi con le realtà imprenditoriali del territorio è veramente importante. Loro saranno gli imprenditori del futuro. Futuro quindi in mano ai giovani. Adesso invece le notizie. Le piccole produzioni locali ora hanno una legge nazionale. Sono state approvate in via definitiva al Senato le norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta. C'è anche un iter molto ma molto snello, quindi una sburocratizzazione assolutamente doverosa, ce n'era bisogno. Devo dire che la Regione Veneto in questo è stata molto lungimirante, perché la legge in Veneto è già operante da diversi anni. Io ho solo preso ad esempio quella che era la legge veneta e sono riuscito a portarla a livello nazionale, e oggi è una gran bella cosa perché è diventata legge nazionale. Agricoltori e allevatori potranno lavorare e vendere piccoli quantitativi di alimenti prodotti all'interno dell'azienda agricola o dell'attività familiare. L'Europa mette a disposizione dell'Italia 50 milioni di euro a sostegno degli agricoltori colpiti a vario titolo dalla crisi ucraina, e lo fa attraverso il fondo di riserva della PAC. Fondi freschi che gli Stati membri dovranno spendere entro l'anno per supportare la liquidità delle aziende agricole con interventi che compensino l'innalzamento dei costi energetici o dei fertilizzanti, ma anche misure volte a far fronte all'emergenza dovuta alla scarsità di prodotti chiave quali cereali e colture proteiche. Viene poi concesso un aumento dell'anticipo PAC non solo per gli aiuti diretti, ma anche per le misure a superficie o a capo di bestiame dello sviluppo rurale, che arriverà nelle tasche dei nostri produttori entro la metà di ottobre. Si potrebbero toccare i 3.500 ettari di parchi fotovoltaici entro il 2030 in Veneto, un'invasione secondo l'organizzazione degli agricoltori, che chiedono alla regione di intervenire per evitare di sottrarre terreni fertili all'agricoltura. L'area dove stanno arrivando le richieste maggiori è il Polesine, dove a San Bellino si trova già l'impianto fotovoltaico più grande d'Europa, con 280.000 pannelli che occupano 850.000 metri quadrati, ovvero l'estensione di 12 campi da calcio. Si profila sempre più lo stato di emergenza idrica per il Veneto. Le portate dei corsi d'acqua tra dicembre scorso e febbraio sono tutte in deficit. Adige meno 24%, Po meno 47%, Brenta meno 43%, Bacchiglione meno 56%. Con questi dati e l'avvicinarsi delle captazioni per irrigare i campi dopo le semine, sarà inevitabile affrontare il tema del razionamento idrico, affermano dall'ANBI, l'associazione dei consorzi di bonifica del Veneto. La siccità si trascina dalla seconda metà del 2021 e che, dopo un inverno con poca neve, ha visto a febbraio un apporto di piogge inferiore del 52% alla media storica del mese. Per questo le due autorità di bacino della regione, Po e Alpi Orientali, hanno decretato lo stato di severità idrica bassa. Agrimont è anche un punto di riferimento importante per gli allevatori. Allora abbiamo sentito la voce di Modesto Decet, presidente anche di Latte Busche. Sentiamo il suo commento, perché ci annuncia anche un importante appuntamento con i veterinari il 26 marzo. Per Latte Busche, ma anche per voi allevatori, che cosa significa il ritorno di questa manifestazione dopo due anni di fermo? A me preoccupa gli allevatori che non hanno avuto comunicazione, cioè poter ritrovarsi su una fiera come quella di Agrimont, che è dedita alla montagna e di cui noi ci siamo dentro in pieno, penso sia una cosa molto ma molto importante. Tra gli argomenti, sabato 26 si parla, diciamo così, per gli allevatori, grazie ad Arav, dell'utilizzo degli antibiotici, e dei veterinari che il 26 gennaio hanno maggiore responsabilità per l'utilizzo, soprattutto durante il periodo di asciutta. Come allevatori di montagna lo sentiamo molto bene, perché già con l'ULS prima stiamo lavorando sempre con il miglior antibiotico possibile e col benessere animale più che altro, quindi comunque è importante divulgare e spiegare bene agli allevatori queste nuove norme che sono in vigore dal 28 di gennaio.
E per Latebusca cosa significa il ritorno di Agrimont? Anche per Latebusca è un buon segnale, perché vuol dire che qualcosa sta ripartendo, perché i nostri soci hanno bisogno di ritrovarsi, hanno bisogno di nuovi stimoli, specialmente con quello che è successo in questo momento in giro per il mondo, la pandemia. Adesso c'è un grossissimo problema che è quello delle materie prime, cioè poter parlare che il socio non rimanga isolato in azienda, questa secondo me è una grande cosa, anche per dare, ripeto, qualche stimolo che ne abbiamo bisogno. Questo dunque il commento di Modesto Decet, e adesso un attimo di pubblicità e poi seconda parte con la presentazione di questa nuova edizione di Agrimont, la fiera dell'agricoltura di montagna.